2 gennaio 2019. Stiamo qui in questa montagna altissima, al santuario della Madonna di Frassassi, a 700 metri d'altezza. Adendamo su tutto, mentre viene nessun scatole de lucido che fa nella corsa. Andiamo, guarda qui, ci hanno messo la statua di Papa Leone. Scuro nero qui, non c'è una luce, non c'è nessuna illuminazione. Abbiamo, io e Gabriele, un laser molto potente. Ma qui si passa? Sì, e abbiamo 2 torce di Joyce, che salutiamo. Ringrazia Joyce e Gabri, grazie, di queste Joyce. Torce, che grazie a lui potremo riprendere la grotta del santuario della Madonnina. Ma me la puoi dare pure una a me? Sì, guarda, prendete questa. Guarda, è carica, vedi? È verde. E io ce l'ho un'altra, una controtorcia, che la teniamo per dopo, tante volte così questa ci dura di più. E riprendi bene. Non lo sapevo che non c'era l'illuminazione. Cioè c'è, ma non è accesa. Riprendi bene. E quassù dovrebbe esserci il presepio, solo che adesso non è illuminato. Cosa vuoi che c'è? Tutti gli anni facendo il presepio, stanno, mi sa che non hanno fatto niente. E noi arriviamo lassù il santuario, dentro la roccia e nell'eremo. Io so gli scarpò pesanti. Illuminali. Sì. Vedi? Che saranno 1 chilo a testa questi. Ci credo. Adesso facciamo una salita di 700 metri e poi ci troviamo nell'eremo e nel santuario. Dopodiché entreremo nella grande grotta fino al punto proprio massimo, che oltre quello prima si oltrepassava, ma c'è stato il terremoto, la roccia è andata giù tutto, toccherebbe fare una buca, uno scavo, ma è molto pericoloso. Fammi vedere un attimo, babbo, la torcia. È molto pericoloso a fare lo scavo, perché mentre uno scava te casca altre rocce in te la testa, te ammazza, anche se c'hai un casco. Noi non c'avevamo niente, quindi ci vado solo da solo, mi calo giù da solo senza casco, perché la testa mia è più dura di un casco. Come farò per 700 metri a portare su questi stivaloni? Gliela fai, la fai. Qui c'è stata messa una processione, vedi che c'è le cazzarole delle candele, vedi? Ci hanno fatto una processione a Natale. Però adesso ormai è finito tutto. Ormai siamo i primi di gennaio 2019. E manca l'Epifania, che ogni festa si porta via. Viene nei Re Magi a trovare Gesù e si inginocchiano davanti a Gesù, davanti al re dei re. 3 re hanno camminato nel deserto per arrivare a Betlemme. Dal re dei re. Dal re dei re, un bambino di nome Gesù, che significa colui che salva, il salvatore di tutto, il nostro tutto, la nostra unica e sola salvezza. Guarda le fuma all'alito. Guarda, ante la registrazione. È freddo tanto quassù. Tanto. Tra meno qualcosa di gradi. Già siamo a 400 metri d'altezza, più 700, quanto fa? 1000 metri. Noi adesso quassù è 700 metri. Quanti metri abbiamo fatto, papà, adesso? Avremmo fatto 300 metri, vabbè. Come fa? Però tra tutto staremo molto in alto. Ecco. Fra poco c'è la pianura. Non ti affatica tanto, che dopo dentro la grotta troppo c'è da salire, Papà, ma io c'ho questi stivali che pesano tantissimo. Ci credo, è un 43, te porti? 33. Il 33, questo è un 43. Pensa tu. Però almeno non ti rompi i piedi. No. Fa piano, pia fiato. Adesso fra poco finisce la salita. Vedi, qui c'è Gesù che porta la croce
e la Veronica che gli asciuga il volto pieno di sangue, vedi, dopo nel fazzoletto e c'è rimasto il volto di Gesù. Qui sarebbe da recitare l'arma contro il maligno, solo che è talmente freddo che ci dobbiamo dare una mossa a entrare dentro la grotta. Dopo nella grotta, scialamo, stiamo benissimo. Devo riprendere su? Devo miro io con il laser? Sì. Mira lassù con la torcia. Cos'è quel robo? È una luce. È una faccia. No, è una lampadina. Babbo, guarda! Dove? Lassù. Dove, oh? Lì! Qui, che lui? Guarda, quella bianca! Quella è una lampadina, È vero, è una lampadina. Vuoi che? Mi pareva una faccia. Pare una cazzarola che tiene la lampadina. È un lampione, non un lampione. Attaccato su un albero. Vuoi che? Vabbè, dentro la grotta vedremo un casino di pipistrelli che hanno delle cove gigantesche. Perlomeno io l'ultima volta che ci sono venuto l'anno scorso, non è tanto. Tutte le volte c'è sempre un casino dei pipistrelli. Guarda un po', una farfalla, proprio adesso è andata giù. È andata giù tutto proprio adesso a farfalla. Guarda, mezza chellezza, guarda, è finita. Perché freddo sta per crepà, porra farfalla. Mamma. Farà 0 gradi quassù. Anche di meno per me. Sì? Sì. Però se era sotto zero, chi doveva gelare, ma... Madonna. Tanto non ha piovuto, cosa gela? Tanto se non piove, cosa può gelare? Niente. Oggi ha messo la neve. È vero. Ha messo la neve, il ghiaccio. Tutto ha messo, invece non c'è niente. Ecco, guarda. Stiamo quasi finendo la salita. Guarda il luminio. Sì. Hanno fatto una processione, vedi lì. Guarda quanti ce n'è. Adesso tra 200-300 metri siamo quasi arrivati. Guarda un po' quella montagna là. Se era giorno vedevi una cascata che veniva giù in un burrone magnifica. Papà, io non c'ho più freddo. Ci credo, ti sei scaldato. Tanto fai la ginnastica adesso con tutto sto peso dei stivali. Poi hai capito, sti stivali c'hanno pure il ferro davanti. Almeno i pipistrelli non te moccicano le gambe e i piedi. Vero. Puoi camminare tranquillo. Ti faccio tipo così, se gli faccio un chioppo forte, fanno via tutti. Sì. Guarda, vedi qui. Qui ci avranno messo i pupazzi del presepio. Sicuro. Ecco, vedi? Vedi che la salita è poca adesso? Hai visto? Tra poco c'è il santuario, che non ci crederai, ma è stato costruito all'interno della grotta. Pensa tu, babbo, in tutte porta stasera, per la prima volta in vita tua. Io invece ci sono venuto una 30 di volte in vita mia qui. Ci hanno messo la recinzione nuova, vedi? Vero, qui cosa c'è? Per un cascato sotto. Qui c'è una capannetta, ci sarà stato un presepio vivente allora, perché non ma c'è niente. Ma sarà stato sicuro? Un presepio vivente. Vero? Che è vero. Guarda, i banchi di scuola anni 70, va? Noi a scuola questi qui ce l'abbiamo. Guarda, certe il cielo è stellato. È vero, certe volte la bidella con i banchi lì ce li mette. Ah sì? Sì, ci entriamo in due persone. Pensa tu, quei banchi hanno fatto la storia di 3-4 generazioni. L'ultimo coso di salita. E poi siamo arrivati al santuario. E all'eremo? Cioè sia un eremo che un santuario. Cos'è un eremo? L'eremo è che una chiesola dove c'è vive un eremita. È vero? Io l'ho conosciuto l'eremita. Chissà se ancora ci sta. No, ormai è andato in cielo. Non c'è più niente, però la chiesa c'è.
ovviamente, quella si mantiene nel tempo. Oh, ci vuole più di quello che pensavo per arrivare quassù. Pensa che la grotta, e c'è certe persone, no? Equipaggiate, gli speleologi, per arrivare al punto dove dice babbo, ci impiegano un'ora. Ma siamo vicino alle grotte dei Frassassi? Noi ci impiegheremo un quarto. Sì, siamo vicini alle grotte dei Frassassi. Ora un po' il camion laggiù, quanto è lontano, guarda. Porca miseria! Vedi? È lontanissimo! Vedi quanto ci siamo... Abbiamo camminato un sacco! Allontanati dalla strada, È altissimo quassù! Preparati a vedere il battistero. Qui c'è uno sprofondo... Guarda un po' qui, c'è uno sprofondo magnifico. Come fai a guardare sotto, babbo, che io soffro pure dei vertigini. Ma tanto mica si vede niente? Sì, lo so. Guarda, finalmente qua è illuminato, guarda che spettacolo. Oh, finalmente. Bello, quello è l'eremo, a destra. Dove campava quell'eremita? Sì, e invece a sinistra c'è un santuario. Guarda che montagna! Hai visto che buca? Pare che c'ho gli occhi e la bocca là, oh. Babbo. Guarda a destra, oh, che montagna alta. Babbo. Cosa c'è? C'è una paura. C'hai paura? Guarda un po' la strada laggiù. Sì. Vedi come sta lontano. Ma poi c'ho una paura che mi si porta via adesso. Di cosa? Non è che ho paura delle montagne. Che crolla, dici? Ma non ha crollato mai, è 6 miliardi di anni. Crolla proprio a te, che ci stiamo noi. A peggio dei fantozzi. Cos'è, chiuso, No. Non mi dica che è chiuso. Non ho fatto tutta questa fatica. No. Non è possibile. È chiuso. Non ci posso credere. No, non è possibile. No. Guarda tu. È un'impossessione. Che pape. Guarda, tutta sta strada penda dentro quella grotta. Dai. Deve essere che ci dobbiamo venire tu, ma no. Io non ci credo, vabbè. E poi non è quella lì la grotta a fianco a destra, non è quella, è dietro il santuario, questo qui. Guarda la cupola, la croce come sporge. Sì. Madonna. Che delusione! Madonna, la schiena! Che delusione! Erimi lì! Guarda che roba, oh! E qui è la strada. La potenza è terribile. Guarda quanto è alta. Gigantesca. Questa montagna. Adesso noi gli entreremo dentro. E poi solo in un minuscolo punto, Minuscolo punto, perché ha voglia per lustrare la montagna all'interno. Vero. Ci vuole l'attrezzatura giusta e tutto. Vero. Noi perlustreremo solamente quello che... Gli ultimi pezzi che ci sono rimasti. L'ultimo tratto che ci è rimasto. No, quello che è possibile fa senza attrezzatura. È vero. Praticamente quasi a zero la perlustrazione. Di quello che c'è da vedere, voglia. Al confronto non vediamo niente. Eppure troppo c'è da vedere. Guarda questa qua. È grande. Lì ci stanno le grotte di Frassassi? Sì, in quella montagna lì. In quella ci sono le grotte di Frassassi. Proprio qui a fianco. Sorpassata la strada al fiume. C'è la grotta di Frassassi. Sì. Dopo in quella macchia scura andava giù sempre la cascata. Noi invece andammo dentro qui. Porca miseria. Immaginiamo se su pezzo di troncone di montagna va giù adesso. Babbo, non lo dire neanche che su qui ci ammazza proprio. Manco ci vede. Manco ci accorgemo che morimo. Un chilometro di roccia. Però babbo ha retto tanto. Sì. Così tanto che regge.
Lì lo sai che c'è un sentiero? Dall'eremo parte un sentiero là. Non so se vedi. Sì. C'è un taglio al monte. Sì. Passa dietro là, pensa. Sì. Dai, non mi dici chiuso. Sì. Nemmeno oggi ci potremo buccare dentro qui perché c'è la catena. C'è il lucchetto e la catena, guarda. Area video sorvegliata e chiude alle 17 del pomeriggio d'inverno. Vedi? Per chi è che non ce lo sa, non ci venite a stora qui perché è chiuso. Guarda, c'è il santuario della Madonna di Frassassi e l'eremo a fianco. C'è due grotte. Una enorme dietro l'eremo, si vede da lì, e poi un'altra piccolina che prima gli speleologi facevano il giro e collegavano in quella grottina lì. Adesso invece si è chiusa dal terremoto, è andato su tutto, lì toccherebbe a scavare per ricollegarsi a quell'altra, alla controgrotta. Però troppo c'è da sperimentare, dicevo prima. Adesso bisogna che andiamo in cerca un luogo da esplorare invece di questo. Purtroppo questo era adesso molto bello da sperimentare, ma non è che potremo entrare fuori dal cancello, perché se no andiamo a finire lì, ci ingrappiamo te la pianta, se ci si stacca c'è un chilometro de burro, cascamo ciò, ci sbudelliamo e poi siamo crepati. Crepamo, non vale la pena sbudellarsi e attaccarsi con la pianta. A rischiare la vita. Rischiamo la vita per cosa? Per buca chi? Aspettiamo, ci andiamo un altro giorno, anche a costo da consumare più carburante, e troviamo aperto, senza nessun rischio. È inutile rischiare. Due hai, chi? Guarda che roba. Questa è un ferro da prigione, da galera. Questo è spesso, eh? È spesso. Sì, qui non ci vuole niente per togliere questa catena. Però non si può fare queste cose, perché non bisogna essere vandali, bisogna rispettare gli orari di apertura e di chiusura. Bisogna venire, domani aperto! Ci troviamo io e mio figlio Gabriele qui, più su di Genga, più su delle grotte di Frassassi, che c'è questo ristorante La Nave. Però mi pare che non ce l'ha portata nessuno sua nave qua su, ma è di mattone, è di prefabbricato, vedi? Non è de ferro, è abbandonato come al solito questo ristorante, questa struttura come al solito abbandonata, è un peccato, è chiusa, va un po' a Genga, edilizia libera, sostituzione, soffitto non praticabile, vedi? Fa un po' vedere, guarda che macello lì dentro! Fortuna sta torcia di Joyce che mi fa vedere qualcosa, ci fa vedere qualcosa. Vedi che c'è le scale in legno, un bel ristorante questo era. Adesso è abbandonato chissà da quanti anni. Che peccato. Questo una volta faceva gli affari. Vero. Adesso invece tutto allo sfascio. Chissà la gente che c'entrava. Le finestrine, guarda, gli oblò, anni 80, qua l'hanno chiuse con il legno. E poi sopra sicuramente c'era anche, vedi? Guarda un po', guarda, proprio una nave completa, la struttura. Mi guardi a babbo come fatte le paratie, se è cemento? Vedi un po'? È cemento prefabbricato? Sì. Sì. Non è ferro, quindi non è una vera nave. La struttura è uguale alla nave, vedi? L'hanno costruita. Guarda, anche lassù. È uguale, identica a una nave, però alla fine è un prefabbricato di cemento. Vedi la prua, uguale, tutto uguale, identica a una nave. Guarda che roba. Poi è enorme, sarà 90 metri. Vedi? Guarda che roba. Completamente tutto abbandonato. Qua se famo luce dopo laggiù il contadino, il vergaro ci guarda, ci vede. Fa un po' vedere la prua com'è. La prua è proprio come una nave vera, guarda lì. Porca miseria. Anni 70 questa. Vedi la gettata di cemento. Guarda che schifo. Che schifo.
Pinzetto. Un bigatto lento. Non è quelli veloci. Che schifo. Guarda lì, se ficca lì dentro. Guarda, due tarantoline lì, due ragni ballerini. Oh, no. Anni 20. Moglie e marito, vedi, si è incontrati. Che schifo de bigatto. Andiamo un po' via. Che tanto qui non è sperimentabile. Eh? Peccato che non ci si può entrare. Peccato che non ci si può entrare, infatti. Ma la gente che è venuta qui, che c'è buccata, due buccati, che me va che casco c'ho. Due buccati, così hanno sfondato le porte, no? Ma qui? Qui prova, però non credo che si può entrare. No, te pare che lasciano aperto. Guarda che roba. Anche i vetri è intatti, vedi? E poi si vede che è tanti anni che ha abbandonato questo ristorante. Esci. Andiamo io a passare dietro, vediamo un attimo. Questa aperta, prova un po'? Non credo. No, ci ho già provato prima. No, ma infatti vedi che la mania è tutta arrugginita, tutta ossidata. Mm. Guarda che roba, è un macello, eh. Vediamo qua, se c'è una porta aperta, si può vedere all'interno, se no no. Non si può sfondare, capito? Non si può fare i vandali. Vedi? Pure la rete. L'unico vetro che si è rotto è quello lì. Sicuramente ci hanno tirato i sassi. È vero. Però non due passi, lì è stretto, non può. Infatti. La strada con il navigatore e segna fino a qui. Vedi, guarda. Guarda che roba. La ruggine lassù. Guarda un po' un caretto vecchio. Questa tutta il più, questa porta qui è aperta? Sì. Vede un po'? Non credo. Oh, è aperto. Sì, È aperto, c'è la porta. Ecco, questo allora all'interno del ristorante, la nave. È molto spaziosa questa struttura. Come le navi tipo... Guarda, chi è? Un santo lì. È vero, un santo. Io stavo a pensare, tipo la nave SNAV, quella 90 metri, che porta le macchine da Palermo in... Sì, da Napoli a Palermo, con le navi che vanno veloce, i piroscafi, cos'è, come si chiama. No, però dobbiamo scappare subito, perché non c'è se può entrare qui. Cucina, vedi. Guarda, c'è una botte e qua c'è la cucina. Vediamo un po' se è aperto. Sì, oh, è aperto. Guarda che roba, oh. E na miseria. Cos'è? I panni del zio Mario. Le scarpe, guarda. I panni del mammo lì, allo sfascio. Guarda che roba. Guarda che roba, le butie anni 90. E il taglio affettato. La scuffietta per la Vergara per cucinare. Guarda un po' che roba. Vedi, questa è una bella cucina col forno, il fuoco. Andiamo un po' via. Se ci viene qualche due dopo a trovarci guai non vale la pena. Guarda, sta tenda è anni 70, vedi, al massimo. De sopra? Ci andiamo un attimo di sopra? Provo. No, è meglio non darcelo, sai perché? Perché e qui stavano a sistemare, a restaurare. Dopo però si è fermati tutti e non hanno fatto più niente. È peccato, Andiamo un po' via. Andiamo un po' via. Non c'è venite nessuno qui? No. A ficca il naso perché... Perché a rischiare non vale la pena. Vedi, la tenda anni 40. Finalmente siamo venuti a vedere sul ristorante della nave. Che me l'aveva detto Stefano, il mio amico e allenatore de Kung Fu, che mi ha detto va a vedere quel ristorante che vale la pena quando sei a Genga. Va su, valla a vedere, valla a visitare. Vedi che ci hanno messo degli impianti nuovi, d'acciaio inox lì, dei scoli. Forse lo ricondizioneranno questo ristorante, magari. Se lo rifanno nuovo. Se lo rifanno è bellissimo. Io penso che lassù era bello andarci. Vero Gabri? Era bello. Guarda, c'è pure i fumaioli lassù. Vero. Guarda che roba. Hanno fatto proprio come una nave. È spettacolare il suo ristorante qui. Magari fosse efficiente. È come se fosse una piccola nave da crociera. Beh, da crociera no. Però
de piccole corte attraversate sicuramente. Solo che è finta perché è fatta col cemento. Peccato se tipo ce l'avevano portata una vera. Adesso noi andiamo via immediatamente da qui perché oltretutto fa 2,5 gradi sotto zero. Andiamo a. Oh, adesso andiamo a fare un'esplorazione, va. Abbiamo trovato una casa con un cancello aperto, senza proprietà privata, niente. Andiamo a bucca, va. Se si può bucca. Ecco qua, andiamo a esplorare, va. Babbo, mi devi prendere. Babbo. Guarda un po' le grotte. Questa è stata restaurata con le grotte. Andiamo un po' sotto le grotte, va. Guarda chi! Questo era un frigorifero naturale. Però si è sfondata sta grotta, vedi? Vedi che c'è tutta ghiaia. È andato giù tutto. Le gomme di una macchina vecchia. Guarda un po', una tomba. C'è una tomba, c'è? Guarda, girati un po' qua. Questa è una tomba. È una tomba. Guarda un po'. Porca miseria, che grotte. Qui c'è tenevene. Un scheletro. Cos'è? Dov'è uno scheletro? Madonna mia, le scarpe. Le scarpe di un bambino. Le scarpe di un bambino muccicate. Ma forse qui dentro ci hanno fatto qualcosa. Non ci hanno fatto niente. Chi? Lo sai cosa c'è tenevene? Guarda che grotte che ho. C'è tenevene il V, i fiaschetti di V, vedi? Poi c'era anche le botti. C'è il V! Sì, guarda un po' una falena. Una falena. Guarda gli ossi. Guarda un po', guarda. È vero. Qui c'è gli ossi. Gli ossi per terra. Gli ossi di cos'è? Di cui ossi lì? Guarda che roba. Di qualche animale. Di qualche bestia. Guarda lì, la spina dorsale. Quello lì è un liquore. Un liquore. Vedi? Anni 40. Dov'è la spina dorsale? Lì, quel pezzo lì. Però è di una bestia, non è di una persona. Sicuro. Fa un po' da oltre, guarda un po' i fiaschetti dei vi, i cosi dei liquori. Guarda che roba. Che belle frigorifero naturale che dentro. E na miseria. Solo che è andato giù quasi tutto perché si è scurticato tutto col terremoto. Vedi che finalmente si sta bene dentro sta grotta. Tanto. Oh, c'è i spuntoni di ferro qui. Guarda qui. Qui c'è attaccavene qualcosa qui dentro. Se sciala dentro sta grotta. Questo è il cuoio. Nel cuoio ci ficcavano i chiodi, vedi? Guarda un po' i chiodi. Fa un po' vedere. Smoriz. È tedesche ste sole. Questo qui invece? Questa scarpaccia qui, guarda lì, è brutta. Madonna. È una scuffia perché dentro sta grotta de fora fa meno 3. Invece dentro sta grotta. Ma guarda un animale là. Un pipistrello. Di fianco a te. Saluto. Oh, guarda un po' le beggigio. Le piccolino. Vieni con la telecamera. Lo riprendo. Te fa luce. Fa luce bene. Guarda le piccoline, le zampette. È chiuso, vedi, sta a dormire. Adesso risveglierà perché sente qualcosa. Guarda, c'ha le zampette piccole piccole. Che cricetigna! Guarda, va. Babbo. Lo svegliamo, dai. Dorme tanto bene, tanto fra poco si sveglia a notte. Oh, cricetigna! Vola! C'è solo lì? Il pipistrello? Io per adesso l'ho visto solo quello. Sì, solo qui il pipistrellina. È a fianco a me. È a fianco a me, oh. Con l'involucro. Questo. Questo vuole muccica, vuole bere il sangue. Magna poco, guarda, le secco. Spira. Invece questo cos'è? Questo è un vermeno. Illumina bene, va. Questo è un vermeno anni 20. Ma non lo tocca. Guarda lì, oh. Scusa, lo so, chi ti ricordi quelli lì al monumento, quegli insetti? Sì, ma quelli... hanno fatto male. Era processionari e questo qui non so di cos'è. Guarda che roba. Gli occhi. A posto. Si è messo lì a cuccia. Si è messo lì. Dopo quale altro insetto potremmo trovare qui? Potremmo trovare
insetti. Illumina bene, che babbo non vede niente. Guarda qui, illumina questo farfallone notturno. Guarda. Questo di notte, se lo illumini di fronte, fa luce in te gli occhi, come le tarantole. No, adesso non fa luce. Guarda, ecco, ferma lì la luce, fermala lì. Guarda, pare che c'è il dorato, pare che c'è l'oro delle ali. È vero. Che bello, che belle ali. Invece, babbo, sto essere qua, cos'è? E se togli la luce, ali brutte, anni 40, color merda. Cos'è sto essere qua, bagnato? Questo qua? Questo è un pezzo di ferro, uno spuntone di ferro. E invece chi dentro qui cosa potremmo trovare? Cos'è qui per terra? Cos'è? Le cagate muffite, sa il pelo, guarda. Che schifo. C'è il pelo in te le cagate, guarda, illumina. Vedi? C'è nata la muffa col pelo. Come quelle là, giù. Là. Sì, esatto. E qua invece? Illumina. Illumina la grotta. Perlustriamo la grotta fino in fondo. Dentro chi cosa ci sarà? I grilli. Eccolo, quattro animali. Questa è sempre quella di prima? No, ce n'è un'altra là giù. Ah, perché è uguale, se assumi allora pare lo stesso punto. Eppure ci siamo spostati. Qui cos'è? Cos'è? Pare a un fungo, invece è un mattone. È un sasso. Ecco. E cos'è quella roba nera là? Cos'è? Fammi vedere, illumina. Poi vicino. Ah, un pezzo di ferro rugginito oppure una cagata... tutte cagate muffite, guarda. C'è nata la muffa, i peli, tutta la peluria. Tutta una cagata muffita. Sì, sì. Un po' chi c'è? Un fiaschetto di vino. Questo è un fiaschetto di vino dell'Ottocento. È antichissimo, eh. E forse anche più vecchio sto vetro qui. Pensa tu. Chissà quanti anni è che sta qui. Ci avrà 200 anni. Perché questa bottiglietta qui? Sembra un farmaco tipo. Guarda, un liquore, non so. Guarda un po', potrebbe essere stato del liquore questa bottiglietta qui. Invece questa qui sicuramente è del V. Del V! Contali! Quanto lavori a casa a bottiglietta qui, però vedete quanto è bella, capito? Allora la teniamo intatta. Per tante volte i proprietari di questa villa, che si è fermati per fare i lavori di ristrutturazione, purtroppo, se sarà fermato 30 anni fa, perché c'è le porte e le finestre anni 90, tutte scolorite, sbiavite, rinnovate, però se scolorite tutte. Tanto quando le case vecchie senza manutenzione, anche se le ristrutturene, dopo rimane ne abbandonate per 20-30 anni, la ristrutturazione ha servito per non farla crollare, però c'è da mettere tutto nuovo un'altra volta, vero Gabri? Se no sta casa è tutto lo sfascio. Però è bella con le grotte, a me mi piacerebbe avere una casa per noi con le grotte. Pure a me. Perché le grotte è sempre un luogo di protezione, di rifugio, un luogo che ci possiamo tutti rifugiare se succede un inverno nucleare, se scoppia qualche vulcano nel mondo che butta su talmente tanta cenere che la cenere si propaga in tutta la magnetosfera e la ionosfera, dopo non permette che i neutrini solari penetrano in atmosfera e non si vede più niente e non c'è più riscaldamento dell'aria, e dopo come famo a riscaldarci? Dobbiamo ricorrere a andare come i benedettini nel 600 che hanno avuto una piccola era cosmica per causa delle esplosioni vulcaniche, che i neutrini non riuscivano più a penetrare nel cielo e c'era talmente tanto freddo per qualche anno che loro hanno scavato a rotta de collo sottoterra sti benedettini nel tufo. Mettete un po' chinato, Gabri, chinato e illuminami bene a babbo, che sennò così mi ciechi. Ecco, quindi dovremmo sicuramente fare come i benedettini nel 600, anzi, dal 500 al 700 hanno scavato sempre sottoterra, tunnel contro tunnel, da una chiesa e un'altra. A dire la verità, nel 1000, è state erette tantissimi templi di Dio in onore a Dio, perché c'è stato un incontro ravvicinato del terzo tipo
in tutto il mondo. I cieli erano pieni di navi divine, degli angeli di Dio. E allora le creature si sono inginocchiate tutte per lodare e ringraziare Dio per la sua potenza, la sua gloria, e hanno creato e eretto tantissimi templi in onore di Dio, in onore del Padre Celeste, che ha mandato i suoi angeli per liberare da un flagello che aveva in quella volta il pianeta Terra, che avrebbe ricevuto il pianeta Terra. Però ancora non era il momento della purificazione totale. Adesso invece siamo nell'era della purificazione totale, perché le creature, illuminami un po' in un'altra angolazione a babbo, che sennò mi parlo il sole. Le creature, siccome hanno smesso da affidarsi a Dio, al Padre Celeste, ma si affidano al demonio, la maggior parte di creature, e quindi adesso il pianeta si purificherà, e si purificherà, la natura si ribella all'uomo ingrato, alle creature ingrate, contro il Padre Eterno. E quindi chiunque vuole intendere, intenda, e cioè noi adesso stiamo in questa era molto grave che si trova questa generazione. Stiamo vivendo proprio in quest'era che la maggior parte di esseri umani, e anche non si affidano più al Padre d'Amore, al Padre d'Amore che è il Padre Celeste, è colui che ci ha creato, ma si affidano a un angelo che si è insuperbito contro Dio, è diventato l'antitesi totale dell'amore. E questo angelo è il demonio, causa origine di ogni male. Quindi le creature che si sono e si stanno affidando tuttora al demonio anziché a Dio, che stanno creando sempre più scompiglio, ingratitudine, cattiveria, odio, indifferenza, superbia e ogni vizio schifoso, maligno contro l'amore, stanno contagiando il pianeta verso la distruzione totale, ma il pianeta non lo permetterà all'uomo. Quindi il pianeta si purifica con i quattro elementi. I quattro elementi presto purificheranno la crosta terrestre. Cos'è che vuoi dire? No, niente, pensavo che dicevi i quattro elementi. Guarda, così l'illuminazione a babbo è meglio, perché dal basso non mi pare manco che c'ho il volto. Mi toglie il volto dal basso. Però a parte che è meglio che ripigli la grotta, che è più suggestiva, bello, Quindi noi stiamo in questo momento memorabile della storia delle creature e ci abbiamo tutti bisogno, ci avrissimo tutti bisogno di una grotta. Di una grotta come i templari, i benedettini. Babbo, se noi succede tipo qualcosa sappiamo che sta una grotta. Sappiamo, ma queste grotte non possono essere vissute. Perché? Non ci si può campare dentro queste grotte qui. Che grotte è queste qui? Queste ormai è tutto lo sfascio, c'è un terremoto, casca giù tutto. Non è forti come quella volta i benedettini l'hanno fortificate, l'hanno fatte proprio resistenti le grotte, l'hanno fatte nel tufo. Questo cos'è? Cos'è? Questa è sabbia del mare, questa in un attimo casca giù tutto. Questa è rimasa in piedi 300-400 anni. Perché ci avevano messo il gesso, ci avevano messo qualcosa, l'intonaco, per farle tenere diversi anni. Invece quelle dei benedettini camaldulesi, delle grotte, servivano proprio per spostarsi da un luogo a un altro, senza morire di freddo. E quella volta c'era pure le guerriglie all'esterno della crosta terrestre, quindi serviva soprattutto per non essere infilzati sa qualche freccia, capito? Per evitare le guerriglie. Però nel 1000, quando è iniziato, io prima ho detto nel 500, nel 600, però in realtà è nel 1000, specialmente, quando è stati eretti i templi in onore a Dio, Padre Celeste,
che sono state create, sono state fatte queste grotte. E niente, parla te, Sì, parla c'ho te. quella lì. Io oggi ho l'apostasia cerebrale, quindi babbo sa talmente tante cose che se tu non mi formi le domande, mi rucchicchi a pulare i discorsi, non so più collegare i discorsi. Io proprio non so che di proprio. Ah, non sai che di. No. Due motivi solo: che le grotte che state fatte dai templari, dai benedettini, dai camaldolesi, che servivano per proteggersi dal freddo nucleare creato e causato dai vulcani, dalle eruzioni vulcaniche, perché i raggi solari non per, non per, per non, no, Permettono, no, non. perdonano, no. Ma no, cosa c'entra? I raggi solari non penetravano più nell'atmosfera, quindi Ecco. il sole non riusciva più a riscaldare la terra tramite l'aria all'atmosfera, perché era chiusa da tutta la polvere del vulcano, no? Delle eruzioni. Quindi c'è stata una piccola era cosmica. Adesso è prevista perché oltretutto le macchie solari, non c'è più le macchie solari, quindi il sole sta al minimo storico delle eruzioni termonucleari. Perché? Perché sta al minimo storico? Ce l'emo mai domandato Comunque perché? dicono anche che fra non so quanti anni esplode anche il sole. No, ma quella. Dicono. Il sole, cosa esplode? Il sole esploderà fra 6-7 miliardi di anni quando ha finito l'energia nucleare, però a voglia, morimo miliardi e miliardi di volte, no? Campamo, morimo tutto un continuo per far esplodere il sole. Non riusciremo mai ad arrivare a quell'era lì, a meno che non ci incarniamo miliardi di volte, dopo ci arriveremo a quell'era. Però no, dobbiamo pensare a questa era qui. Quella volta ti stavo a dire che gli antichi, per proteggersi dal freddo nucleare dell'era cosmica, hanno creato queste grotte e per proteggersi anche contro le guerre, le guerriglie, perché in altre occasioni le grotte rimase centinaia e centinaia d'anni attive, ci vivevano dentro i templari, i benedettini, i camaldolesi, ci si spostavano da un santuario a un altro, da una chiesa edificio, da un tempio di Dio a un altro tempio, da un convento a un altro. I frati, i monaci, no? I templari si spostavano addirittura con i cavalli sottoterra. Sicuramente nella costruzione ci ha voluto 50-60 anni per costruire tutte queste grotte, però nell'arco della costruzione si stavano sottoterra questi, perché già c'avevano dei templi sottoterra. C'erano i templi nell'esterno e c'erano le chiese sottoterra che andavano a lodare a Dio. Nello stesso tempo lì hanno iniziato le costruzioni. Ha costruito tutti questi passaggi sotterranei per spostarsi da un luogo all'altro, per proteggersi sia dalla guerra sia dal freddo. E l'hanno vissute queste grotte. Addirittura in alcune grotte, in tante città sottoterra, sotterranee, ci sono anche dei cimiteri. Perché non le sotterravano la gente all'esterno, che era freddo, era troppo freddo. Quindi queste grotte sono patrimonio dell'umanità. Sono proprio patrimonio. Queste grotte, io se comandavo, se ero un duce, un sovrano, un re, ripristinavo tutte le grotte templari, camaldolesi e le grotte benedettine, per farle proprio, per farci anche usarle come case, come abitazioni e come Io se ero capo tunnel per l'avevo. spostarsi da un luogo all'altro. Io tutte queste case abbandonate, se ero il capo, le facevo aggiustare per i Se eri il poveri. capo de co, il capo dello Stato, è certo, Le facevo aggiustare tutte queste case allo spascio. per coloro che non hanno un tetto, certo, Le facevo ficcare dentro queste per forza, gli donavi la casa gratis, come faceva Mussolini, alle famiglie numerose gli dava la casa e la campagna gratis, però ormai è passati 100 anni, quindi è inutile che dimo de Mussolini, e ormai non serve più a niente, non c'è più né partito né ragione politica che fa queste cose, non aiuta più nessuno i politici alle famiglie, non c'è più nessuno che aiuta il prossimo, non ci si aiuta più a vicenda, quindi inutile. I discorsi è tutti campati per aria. Il plagio,
l'abbindolamento cerebrale, la testa, non ragiona più, non c'è più niente da fare. C'è solo da affidarci a Gesù. Confidiamo in Gesù, affidiamoci a Lui. Adè all'esterno, vedi per esempio De Fori, adè, qui è aperta sa grotta, è aperta, De Fora fa meno 3. Chi dentro quanto farà? Farà 5 gradi. Però è sempre più alta la temperatura che all'esterno. Immaginiamo sotto il sottosuolo, sempre andà più giù, sempre andà più giù. Quella volta le grotte facevano tutti i cunicoli che si raggruppavano tra di loro e si giravano, diramazioni, diramazioni, lati, tutte si aggrumavano tra di loro, capito? Si aggrumavano nel senso che si turciavano, capito? Andava giù a chiocciola, per esempio, una grotta andava giù a chiocciola, così all'esterno era freddo, all'interno era temperatura stabile, temperatura della terra. Non era sotto zero. Quindi pensa, la grotta in queste case rurali di campagna, questa restaurata, serviva soprattutto per metterci i salumi come frigorifero, no? Naturale. D'estate fresco, d'inverno temperatura, diciamo, ambiente, una temperatura giusta sui 10 gradi. Quindi gli alimenti si mantenevano bene. Ma quindi andando sempre più sotto della grotta fa sempre più caldo? Dovrebbe essere la temperatura, si dovrebbe alzare. Più vai sotto, più si dovrebbe... Però da già qui si sta bene. Fino a un certo livello è fresco. Dopo più vai sotto, più è caldo. Dovrebbe essere sempre più caldo, a meno che non incontri un vulcano, allora te bruci, te fondi, perché dopo il caldo lì è atroce. È tanto. È mila gradi, non so quant'è di preciso, però è tantissimo. Però se non trovi il magma... Cominciamo anche ad andare perché è tardi. È tardi, però io volevo dire una cosa più giusta e più... 10 Ave Maria. 10 Ave Maria, però no... Stiamo a evitare il rosario, eh? Il rosario non si dovrebbe evitare. Se noi famo così, prima o poi il demonio ci prende con sé e ci lavora, e dopo noi diventiamo proprio apostatati totalmente, non siamo protetti, e i demoni ci assalene, siamo contro Dio e diventiamo demoni pure noi, demoni incarnati, sotto forma umana. Diciamo 10 Ave Maria, però dovessimo recitare tutto il rosario per intero, per giusto. Famolo in macchina, nel tragitto, perché noi ci abbiamo un'ora di strada per arrivare a casa, anche se a te non ti può fregare di meno che stai a guardare. Famolo in macchina. Quindi recitiamo il rosario in macchina, adesso facciamo, diciamo, 7 proiettili, li mandiamo contro il demonio. 7 proiettili, ogni proiettile è un'Ave Maria. A ricordo dei benedettini, dei monaci di un tempo che hanno creato le grotte per proteggersi dal freddo, per proteggersi contro le guerriglie e in più per spostarsi da un tempio a un altro, da un convento a un altro. Quindi per cosa servivano le grotte un tempo? Babbo ti interroga. Per rifugiarsi. Per rifugiarsi? Non solo. Specialmente per cosa? Per spostarsi... Da un luogo all'altro. Da un luogo all'altro. E soprattutto per spostarsi da un convento a un altro. Per evitare cosa? Il freddo e le guerre. Il freddo e le guerre. E le guerriglie. Ecco. Quindi le grotte sono patrimonio dell'umanità, e se io ero uno che comandava le ripristinavo tutte. Dio, non me fa così che me ciechi a babbo. Aspetta, ecco. Adè me ciechi proprio, va un po' più lontano. E in più, parlando di un'altra cosa, ste grotte avevano creato le chiese sottoterra, pensa, davvero? I templi sottoterra, perché di fuori era troppo freddo. Così c'è state tante ere glaciali, ere nucleari, mica per forza la bomba atomica, ma ere nucleari e anche esplosioni
di vulcani che hanno creato le aree nucleari con il freddo nucleare. È freddissimo, il freddo nucleare. Se fai così non si vede manco la faccia. Comunque dai, sette Ave Maria e poi andiamo via, ci fa pure rima. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Perché bisogna che tiri fuori i demoni Sì, lo che so. vanno dentro e i sbadigli e gli spiriti maligni che escono fuori per la paura del rosario. Prega per noi peccatori. Prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Preservaci dal fuoco eterno. Abbiamo detto sei, vado. 2, 4, 6. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Rimaniamo vigili, vigiliamo, come ha detto Gesù agli apostoli, vegliate e rimanete svegli, ma non è che intendeva non dormite, perché chi è che non dorme muore, perché senza sonno, senza dormire morimo, ma rimaniamo vigili, vigiliamo significa vigilare, significa rimaniamo con Gesù, affidiamoci all'amore, alla sorgente dell'amore che è Gesù, quindi rimaniamo svegli in Gesù. Non ci abbandoniamo mai al, come si dice? Quando uno è pigro, come si Alla dice? pigrizia. Alla pigrizia, non ci abbandoniamo mai. La pigrizia da non sta vicino a Gesù, da non fa un rosario, da non dà la messa, da non partecipa ai sacramenti. Non rimaniamo pigri a non fa queste cose qui, perché è importante e basilari. Per rimanere vicino a Gesù, vicino alla sorgente dell'amore. Lei ti chiede una cosa, babbo, no? E per tutti, per tutti. Tu, per vivere, hai bisogno di andare a bere in una sorgente d'acqua pura oppure alla sbocca del fiume Musò? Alla sorgente d'acqua pura, se no è come se fosse lì la sbocca, è come se fosse La tipo fogna. è proprio lo sfascio lì. Quindi cosa Invece significa? l'acqua pura Se tu bevi alla sbocca, cosa succede? è un esempio, è come se fosse la sbocca, come se fosse proprio come Il se diavolo. fosse il diavolo, e la sorgente Dell'acqua naturale pura è Gesù. È è il paradiso. Invece la sbocca è l'inferno. l'inferno. Sì, è vero. Come se fosse così. È vero, è proprio vero. Allora, iniziamo a non essere più pigri. Affidiamoci a Gesù, così beviamo nella sorgente dell'acqua viva e pura e vivremo per sempre. Solo con Gesù vivremo per sempre. Dopo i discorsi che ho affrontato delle grotte, queste cose qui, anche se ho mirato chi chiappato là, discorsi tutti astrusi, tutti contorti, però c'è sempre un significato giusto. Chi vuole intendere, intenda. Adesso vado via. Termino qui, terminiamo qui e continuo a illuminare che Babbo si dilegua dietro lì e poi reciteremo il rosario in macchina. E a tutti, cosa si può dire a tutti? Viva Gesù! Insieme! Viva Viva Gesù! Gesù! Viva Gesù! Viva Gesù! Viva Gesù!
Abbasso il demonio. E a tutti i diavoli che mi stanno a guardare, che adè, l'altro giorno, per esempio, per dirla una, è venuto un diavolo che ha sparso una polverella e occulta davanti a casa dei miei. E poi mi ha fatto dei scherzi sulla macchina e poi mi ha buttato un legume con un incantesimo occulto nella macchina, credendo che io non le so ste cose, ma io le so più di lui. Quindi occhio a chi è che mi fa i scherzi, che tutto quello non sono scherzi, queste sono magie occulte, che chiunque le fa a me gli ricadrà addosso mille volte più amplificate del malefizio che mi è stato mandato a me. Quindi occhio, demoni bastardi assassini, che ci avrete il fuoco eterno preparato per voi per l'eternità senza fine, eh? Convertitevi adesso, prima che sia troppo tardi per voi, e non continuate più a crearmi il male, bestemmiando, facendo ogni cosa malefica contro di me e contro i miei familiari, perché presto vi ricadrà tutto addosso, mille volte di più. Occhio, allora, non continuate più, affidatevi alla sorgente dell'amore, non bevete nella fogna, sennò morirete per sempre nel fuoco eterno. Tene, fine! Illumina! Vieni, mamma. We'll be right back.